Siamo al Carabattole Love Park in questa serata di settembre e abbiamo assistito a un bello spettacolo con tanta vitalità, molto molto bello, come vedo entusiasmo, come diceva anche Simona, e naturalmente mi è piaciuta anche la parte della scena con la poesia della felicità. Dice che praticamente Simona un giorno senza danza, guardando il vostro sito, è un giorno perso. Quindi vuol dire tanto amore. Sì, tantissimo amore, un amore che si rinnova ormai da 20 anni perché proprio stasera abbiamo festeggiato 20 anni della New Ballet School. È una cosa che non avevo pensato, non avevo realizzato, forse col fatto del lockdown che si è perso un po' il tempo, il senso del tempo. Mi sono resa conto invece proprio in questi giorni che nel 2002, settembre 2002, io aprivo la New Ballet School. E quindi per l'occasione di questa serata a Carabattole ci è venuto in mente di invitare tutti quelli che hanno fatto parte della New Ballet, quindi non solo gli allievi di adesso, ma anche gli allievi passati, e sinceramente mi ha fatto tantissimo piacere rivedere un sacco di mie allieve che ormai sono mamme, oppure studentesse, universitarie, che sono venute volentieri a rivivere un attimo questo momento di salire sul palco. Per cui questo per me è una grande gioia perché so a questo punto di aver dato a loro un segnale importante che la danza non è solamente finalizzata ad una professione, quello che noi comunque tentiamo, cerchiamo di dare a tutti i nostri allievi, ma l'importante è che sia un momento bello da ricordare, un'esperienza bella vissuta. Questo per me è importante. 20 anni, quindi naturalmente una scommessa è una scommessa vinta. Ecco, Simona, ti volevo dire, vorrei approfittare anche nel mezzo dell'intervista di parlare della New Ballet School, naturalmente per quanto riguarda i corsi, le nuove cose, tutto quello che gli insegnanti, ho visto ci sono dei nuovi insegnanti, è interessante anche insomma, per gli ascoltatori questo nuovo corso fitness, insomma, Certo. ecco, ci spieghi un po' tutto. Certo. Allora, i nostri corsi partono da la propedeutica alla danza, che è dedicata a bambini piccoli dai 3 anni di età, per passare poi ai gradi superiori sempre di danza classica. Abbiamo corsi di danza contemporanea, corsi di danza moderna principianti per bambini già dai 6 anni, corso di hip hop sia per bambini che per ragazzi, e poi abbiamo questo nuovo corso di musical che viene fatto una volta al mese ed è tenuto da Camilla Gai, che è una bravissima insegnante, professionista, lei è cantante, ballerina. Abbiamo anche un corso per gli adulti che è sia danza classica per adulti a livello amatoriale e anche fitness, appunto. Quindi noi cerchiamo di dare a tutti un'opportunità per poter ballare, dai più piccoli ai più grandi. Tutti i nostri insegnanti sono qualificati, hanno tutti un diploma riconosciuto anche dal CONI, quindi diciamo ci sentiamo anche fortunati in questo di poter dare un insegnamento ponderato. Io ho un'esperienza ormai di insegnamento da tantissimi anni, in più ho avuto un'esperienza professionale di 5 anni con la compagnia Fracci, quindi ho ballato con Carla Fracci, e questa esperienza a me è servita tanto proprio per poter dare agli altri lo stesso amore che lei ha dato a me, e quindi ci tengo tantissimo a questa cosa. Benissimo, ecco, puoi approfittare anche per dare l'indirizzo. Soprattutto vorrei che spiegassi anche ai nostri ascoltatori il discorso delle prove pratiche, delle prove gratuite, così almeno. Certo, noi diamo la possibilità a tutti di poter venire a provare i nostri corsi gratuitamente per almeno una settimana, per cui le iscrizioni sono aperte. Noi ci troviamo sul Viale Roma al numero 29, e quindi aspettiamo tutti chi vuole venire a provare i nostri corsi. L'importante è comunque magari cercare anche sul sito oppure su Facebook, sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram, il nostro numero telefonico in modo da poter prendere un appuntamento, in modo da garantirsi la propria lezione, perché anche se il Covid non c'è più, è meglio rispettare certe regole.
Benissimo, New Ballet School, allora Simona Marcelli, direttrice e naturalmente anche insegnante. Vedo, ho visto tanta vitalità stasera, sicuramente è una cosa piacevole, soprattutto queste nuove generazioni. Sì, è importante perché... Ho visto anche dei ragazzi, scusami sì, se ti interrompo. No, è vero, e infatti ce li teniamo molto stretti perché sono rari, purtroppo la danza non attecchisce molto sui ragazzi, però noi ci teniamo a dire che comunque la danza è per tutti, sia per i ragazzi che per le ragazze, per i bambini e per le bambine, e c'è l'opportunità di provare le discipline più adatte a loro, per cui io invito tutti a venire a fare le nostre lezioni. Vi aspetto. Grazie mille Simona. Allora amici, che dirvi? Naturalmente ha detto tutto lei, comunque questo per ricordarvi naturalmente quello che è ad Agliana e naturalmente la New Ballet School. Grazie, un salutone a Simona e a tutti gli ascoltatori.